Tommaso De Palma, 44 anni, imprenditore, tre liste della coalizione, Giovinazzo, Città del Sole, Italia dei Valori e Moderati e Popolari. Buonasera a tutti. È inutile dirvi che vi faccio i complimenti, perché essere qui presenti sempre significa cominciare quel lungo cammino di confronto, perché io credo fermamente che senza confronto, con tutta la bontà delle vostre domande e con tutta la competenza delle nostre risposte, poco si potrà fare in questo Paese. Credo che il confronto sia stata la cosa che più è mancata in questo Paese, quindi permettetemi di dire una cosa a voi cari amici della redazione. Io non darò risposte spot perché non mi interessano, non ho da convincere nessuno a tutti i costi facendo vedere magari qualche caramellina, ma ho da illustrare un'idea, una strategia e un progetto. Quindi io comincio tranquillamente dalla prima domanda, perché per me una vale l'altra. Il discorso dell'ecosostenibilità. L'ecosostenibilità deve essere una cosa che tutti quanti dobbiamo raggiungere, ognuno per le proprie competenze. È chiaro che quando parliamo di ecosostenibilità c'è un discorso legato fondamentalmente da un lato alla gestione dei rifiuti, e noi a livello programmatico abbiamo già detto quello che intendiamo fare. Dobbiamo subito, nei tempi burocratici possibili, partire con un quartiere a campione e incominciare la procedura della raccolta differenziata a spinta, magari anche porta a porta, per vedere i risultati, vedere come reagisce la gente e far comprendere ai cittadini l'importanza di quello che stanno facendo, trovando anche il modo, là dove è possibile, di incentivare questa loro collaborazione. Però è chiaro che parlare di ecosostenibilità, evitando di richiamare l'attenzione anche ai nostri concittadini su come comportarsi quando portano a spasso un cane o quando stanno mangiando qualcosa sui nostri lungomari, probabilmente non riusciremo a centrare i nostri obiettivi. Quindi l'amministrazione è giusto che faccia delle cose che li competono, ma i cittadini devono rendersi conto che il loro atteggiamento più responsabile può portarci più velocemente ad ottenere determinati obiettivi che tutti quanti auspichiamo. È ovvio che poi ci saranno determinate questioni, vedi la pulizia delle spiagge e eventualmente la gestione delle spiagge, da dare ad attività commerciali che vorranno approcciare nuovi business che noi abbiamo in mente, chiaramente sempre sostenibili e rispettosi della nostra città. Dobbiamo, ecco, insieme lavorare per poter dare l'opportunità che da un lato sviluppiamo più economia e parallelamente si sviluppi più controllo e più attenzione del nostro territorio, pensando per esempio anche al coinvolgimento del terzo settore nel monitoraggio delle nostre coste e nel monitoraggio anche delle nostre strade. Arte e cultura. Noi nel nostro programma chiaramente non potevamo non inserire l'idea di avere finalmente una biblioteca degna di tal nome, considerato l'enorme quantità di volumi che ci sono in giro, di libri, di tutto quanto, di materiale che non è al momento facilmente fruibile da parte dei nostri concittadini. Ed è evidente che la cultura nella nostra strategia va di pari passo all'incremento del turismo, perché se fai più cultura riesci ad avere anche un turismo di un certo tipo, qualitativamente più importante e probabilmente economicamente più capiente. Quindi la biblioteca, l'avevamo detto, la pinacoteca con un piccolo museo. Se io penso ai quadri di Giuseppina Panzini che sono buttati negli scantinati e non li riusciamo a mettere fuori, mi viene veramente da piangere. Però anche questo deve sposarsi con una convinta collaborazione con le associazioni culturali, perché creare dei bei castelli che poi non abbiano chi li spinge non ha senso. Il problema della politica spesso è di creare strutture belle e bellissime, ma non guardare oltre quel momento del taglio del nastro. Quindi prima di andare avanti bisognerà interrogarsi chi dovrà gestire questo tipo di strutture, perché per esempio l'esperienza del Parco Scianatico insegna: se tu non hai un'idea di come va gestito, poi tutti gli investimenti e gli sforzi che vengono fatti rischiano di essere vanificati. Quindi l'importanza di quel famoso cartellone unico.
Per quanto riguarda la vicenda parcheggi, beh, lì un provvedimento facile si può fare, una delle poche cose che si può fare, per esempio limitare il numero, gli orari e i giorni di questa vessazione assurda, perché ci sono giorni che Giovinazzo non ha bisogno dei grattini a pagamento e ci sono orari che potrebbero essere limitati anche per incentivare l'afflusso dei nostri, diciamo, vicini che vengono a trovarci, e questa sarebbe la prima fase. La seconda fase passa, come abbiamo scritto nel programma, da una rivisitazione generale del piano dei parcheggi, andando ad incentivare i parcheggi in periferia con tariffe assolutamente convenienti e andando a disincentivare i parcheggi nella zona più centrale, mettendo delle tariffe molto molto più costose, così come avviene in tutte le città più importanti d'Italia, perché anche a Milano, se vuoi parcheggiare dietro il Duomo, vai a Piazza San Babila, paghi 16 euro ad ora e quindi puoi tranquillamente parcheggiare in centro. Quindi dobbiamo ridisegnare proprio l'idea di come venire a visitare la nostra città. Sulla sicurezza, beh, io mi riaggancio a quanto è stato detto in maniera particolare da Santo Restivo. Lui dice giustamente: dobbiamo allargare la vita in diverse zone della città, magari anche poi andando a metterci l'illuminazione. E io a tal riguardo vorrei fare una riflessione. Quando qualcuno che attualmente ha la gestione della cosa pubblica viene a dire che mancano le risorse, a me viene da ridere. Se pensate che stamattina alle 9 c'erano strade intere con le luci accese della pubblica illuminazione, solo perché nessuno si è preoccupato di andare a regolare i timer degli orologi che gestiscono quei quadri elettrici. Immaginate quanta energia sprechiamo, immaginate quanto con quel risparmio potremmo fare andando ad impiantare altri pali di illuminazione pubblica laddove serve. È ovvio che anche l'ampliamento delle attività commerciali in altre zone della città passa anche da un coinvolgimento di quelle zone ad eventi culturali, ad eventi sportivi, insomma a quel famoso cartellone che deve essere la nostra ispirazione, perché se tu stimoli qualcuno ad investire in una zona della città, ma poi non metti in moto strategie che creino volano, che portano afflusso di gente, diventa molto dura poter sopravvivere economicamente ai morsi della crisi e alle difficoltà che tutti quanti conosciamo. Tra l'altro Giovinazzo, sapete che negli ultimi anni si è caratterizzata per la chiusura dei negozi e non per l'apertura, perciò prima di aprire altri negozi bisogna avere chiaro dove aprirli e soprattutto perché aprirli. Quindi concordo con l'analisi fatta da Santo, è ovvio che questo si deve incastrare in un discorso molto più ampio. Infine, la storiella della D11, l'abbiamo raccontata ieri abbiamo fatto un incontro sul tema. Io non voglio sprecare, come ho già detto ieri e ribadisco anche oggi, neanche una parola, una, su una faccenda che è veramente critica, che sta generando tante sofferenze di tutti i tipi a chi ci risiede, e dico che sono giuste le considerazioni che faceva Santo sul discorso della riconversione, su un nuovo rapporto pubblico-privato, perché io quello che contesto all'attuale gestione è stato quello di pensare di avere il Vangelo scritto in tasca e di aver agito senza considerare non solo gli attori principali che dovevano essere gli imprenditori, perché mai nessuno è stato chiamato ad un tavolo a interrogarsi se servivano tutti quei lotti, se servivano in quella maniera, se era il caso di farli così e in quei tempi. Però ormai è andata, quindi è giusto la concertazione fra pubblico e privato, però secondo me, io credo che sia anche giusto, prima di andare avanti, avere un serio e umile confronto con la magistratura inquirente, perché è evidente che per come si sono, per quelli che sono stati gli accadimenti, non è pensabile di poter agire senza andarsi a confrontare con coloro che purtroppo, è nostro malgrado, sono diventati degli attori principali, ossia i magistrati, ossia gli avvocati, ossia i periti, tutti coloro che a vario titolo hanno dovuto mettere il naso in questa triste vicenda. E quindi questo sarà un nostro impegno che noi al momento, con i nostri piccoli strumenti in nostro possesso, abbiamo già messo in atto. Una persona del nostro gruppo, che tra l'altro è anche residente, si è già preoccupata di riunire un certo numero di residenti e di avviare questo confronto con la magistratura inquirente.
è quello che noi ci continueremo a fare, noi continueremo a fare, avendo chiaramente una leva più grande, che è quella di poter rappresentare, essere amministrazione e rappresentare una città intera. Quindi il nostro modus operandi non cambierà di una virgola, avendo sempre a mente che è un argomento che va trattato con cautela, perché ha provocato tante sofferenze, e vorrei ricordare che qualcuno ha già pagato prezzi pesantissimi, regalando anche la sua vita a questa sofferenza. Grazie.